custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa è la classe terza A Leonardo da Vinci di Castelferetti, provincia di Ancona, dell'Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di Falconara Marittima. Questi bambini e queste bambine hanno voluto partecipare al concorso indetto per conoscere la figura di questo venerabile Francesco Antonio Marcucci, al fine appunto di sviluppare un argomento specifico su questa figura nell'insegnamento che lui svolgeva a riguardo dei bambini nell'epoca in cui lui viveva. Siamo alla metà del 1600. In particolare questo venerabile aveva insegnato ai bambini una forma di catechismo fatto di domande e risposte, perché proprio a quell'epoca non c'era la possibilità di libri, non c'era la possibilità di testi che tutti potevano utilizzare comodamente nella propria casa. Allora veniva fatto tutto a mano, come questi testi che vedete, sono manoscritti. Facendo delle domande in questo testo scritto con la risposta che i bambini poi dovevano imparare. Erano domande brevissime con risposte brevissime, quindi in poche parole si conosceva tutto della dottrina cristiana: chi era Dio, chi era Maria Immacolata, chi era Gesù Cristo, chi erano gli angeli, perché esiste il male sulla terra, perché esiste, c'è la Chiesa Cattolica che è guidato da un Papa che è il pastore di tutti coloro che sono cristiani. Quindi in pochissime domande con brevissime risposte questo venerabile otteneva di poter fare imparare ai bambini di quell'epoca le cose più importanti della religione cristiana. Allora questi bambini della classe terza A della scuola Leonardo da Vinci di Castelferetti hanno voluto approfondire la conoscenza di questo insegnamento utilizzando un catechismo più recente, che oggi non è più in uso ma è ancora molto valido, che aveva scritto un papa santo, San Pio X, all'inizio del 1900, fatto anche questo catechismo di domande e di risposte. Quindi loro hanno approfondito con pagine, hanno approfondito i singoli argomenti che questo catechismo proponeva, colorando i disegni e imparando le domande e le risposte di questo catechismo di San Pio X, che ricalcola esattamente le domande e le risposte del catechismo che aveva elaborato il venerabile Francesco Antonio Marcucci. Bambini, questo catechismo che abbiamo studiato, che avete disegnato, che avete colorato, vi ha aiutato a conoscere di più la dottrina cristiana? Sì! Qui vediamo in questi documenti che abbiamo potuto reperire come il venerabile Antonio Marcucci scriveva questo catechismo che utilizzava poi nella sua evangelizzazione completamente a mano, perché all'epoca era molto raro avere dei libri, quindi usavano tutti un sistema di scrittura manuale e veniva in questi testi, venivano riportati questi modi dell'epoca di insegnare la dottrina cristiana. Per esempio qui vedete ci stanno
delle domande che poi ritroveremo nel Catechismo Sempiodecimo che noi abbiamo studiato, avete colorato, no? Avete approfondito. E ci sono queste domande, per esempio nel Catechismo Sempiodecimo abbiamo trovato quanti divinità ci sono, e ci scriveva quanti dii si trovano, è un linguaggio del 1745. Però le domande sono le stesse. Leggi forte. Martina. Quanti dii si trovano? Rispondi. Un solo Dio in tre persone divine. Poi continua. Quante sono le persone della Santissima Trinità? Sono tre, cioè Padre, Figliolo e Spirito Santo. E così anche continua. Quindi, questa è l'altra domanda. Dice, cosa dice qua la domanda? Prima abbiamo visto la Santissima Trinità, che è Padre, Figliolo e Spirito Santo. Qui il Padre è Dio. Risposta? Sì, Signore. Poi la domanda? Il Figliolo è Dio? Risposta? Sì, Signore. Poi? No. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio. Risposta? Sì, Signore. Qui? Quindi quanti? Quindi quanti sono? Quanti dii sono dunque? Quanti dei? Cioè quante divinità? Un solo Dio in tre persone divine. Ecco, quindi la divinità è solo una, non sono tre, però è in tre persone, è la Santissima Trinità. Quindi vedete come le domande che poneva il Venerabile ai bambini dell'epoca, perché questo era in modo particolare utilizzato per le fanciulle, per le bambine come voi, della vostra età, erano uguali alle domande che poi sono state utilizzate da San Pio X nel Catechismo che noi abbiamo studiato e che abbiamo letto e che avete disegnato e che loro, tutta la classe, ha svolto durante questo approfondimento e lo studio. Il Catechismo del Venerabile Marcucci probabilmente è stato tratto anche da precedenti catechismi, perché è stato col Concilio di Trento, da San Pio V, a comporre un testo fatto di domande e risposte, come vediamo da questi libri antichissimi. Ecco, questo è del 1500, Dottrina Cristiana, composta per ordine di Papa Clemente VIII di felice memoria, dal padre Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù, che fu poi cardinale della Santa Chiesa. Questo vedete, bambini, questo è un testo antichissimo del 1500, un libro dell'epoca, vedete, caratteri ancora molto, molto elementari, non erano molto precisi, no? Perché erano fatti con caratteri mobili. Ogni lettera era un carattere, no? Che veniva composto su un mirabò, si chiama, e poi uniti tutti insieme formava la pagina. Quindi vedete, ma questi testi erano rari, erano pochi, quindi costavano tantissimo. Infatti, anche vedete, questo è del 1500, questo è del 1745, vedete che usavano in realtà testi scritti manualmente, perché uno lo scriveva per conto proprio e non spendeva, no? Però ci voleva tanto tempo e tanta fatica. Quindi questo testo della dottrina cristiana di domande e risposte furono già, diciamo, composte già dall'epoca dopo il Concilio di Trento, da questo San Roberto Bellarmino, e qui vedete che lo chiamava il libro Padre Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù. Quindi vuol dire che quando fu scritto il libro ancora era vivente, diciamo 500 anni fa. Però quando scriveva il libro, scrivevano il libro come lui si chiamava in quel momento, né sapevano che era un santo. Lo conoscevano per la sua vita particolarmente esemplare, ma che poi sarebbe stato proclamato santo da parte della Chiesa, questo ancora nessuno lo poteva sapere, no? Lo sappiamo noi oggi. Così anche del Venerabile Marcucci, c'è in atto adesso il processo di beatificazione, era sicuramente, indubitabilmente un vescovo santo, però ancora la Chiesa non l'ha proclamato. Quindi anche questi nostri lavori che stiamo svolgendo, che qui c'è proprio l'immagine del Venerabile, questi lavori che stiamo svolgendo possono aiutare e contribuire a accelerare quello studio da parte della Chiesa
che possa poi portare alla beatificazione di questo venerabile che noi, di cui abbiamo studiato l'opera. Quindi è importante lo studio che abbiamo fatto, primo perché abbiamo imparato più cose della dottrina cristiana, su Dio, su Gesù Cristo, su Maria, e poi su gli angeli, sul Gesù che si è fatto uomo per la salvezza degli uomini, e così tutto il resto, la Chiesa, il Papa. Quindi è importante le cose che abbiamo letto, studiato, che voi avete colorato, avete approfondito, ma poi è importante anche come studio, perché può aiutare a contribuire a far conoscere di più la figura di questo venerabile, attraverso anche questo filmato che noi stiamo realizzando, che potrebbe anche essere poi conosciuto attraverso internet da tanti altri che saranno a loro volta aiutati a conoscere la figura di questo venerabile, che ci auguriamo diventi beato e poi santo della Chiesa. Ecco, sì. Allora, questo lo tenevo giù, così? Allora, il venerabile Francesco Antonio Marcucci aveva composto un catechismo fatto di domande e risposte anche per i bambini come quelli della vostra età che vivevano nella sua epoca, siamo alla metà del 1700. Questo catechismo sarà poi utilizzato con lo stesso metodo delle domande e risposte anche da un papa che poi è diventato santo, San Pio X, che ha composto un catechismo simile a quello del venerabile Francesco Antonio Marcucci, i quali entrambi, probabilmente, sia il venerabile Francesco Antonio Marcucci come San Pio X, probabilmente entrambi hanno preso questo metodo di insegnamento della dottrina cristiana da precedenti testi che erano stati composti dopo il Concilio di Trento e che fu promulgato da San Pio V ed elaborato poi da un santo, San Roberto Bellarmino, e poi anche da altri successivi santi come Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Nell'epoca più recente, per i bambini della vostra età, della nostra epoca, nel 1900, attraverso appunto questo catechismo di San Pio X, furono elaborati anche dei piccoli catechismi per bambini, come questo che vedete, dove c'erano insegnate le verità della dottrina cristiana, quindi della fede cattolica, attraverso dei disegni molto belli, molto graziosi, molto espressivi, sotto i quali c'era la spiegazione del significato di quel disegno, una breve spiegazione con parole molto semplici adatte per bambini come voi. E c'erano poi, alla fine della spiegazione, una domanda con una risposta che si doveva imparare a memoria, come per esempio questa: come si chiama il figlio di Dio fatto uomo? Vediamo se lo sapete dire anche voi. Dimmi. Il figlio di Dio fatto uomo si chiama Gesù. Gesù Cristo, bravo, proprio così, no? Quindi era un sistema facile di apprendimento, imparare a memoria le cose più importanti della fede cristiana. Quindi in questo caso era conoscere il nome del figlio di Dio fatto uomo, che è appunto il nome di Gesù. E lo sapete cosa vuol dire il nome di Gesù? Salvatore. Bravo, Salvatore. In lingua ebraica la parola Gesù vuol dire salvatore. Quindi quando c'è qualcuno che si chiama Salvatore, anche qui nella nostra nazione italiana, è il nome stesso di Gesù. Dimmi. Infatti, quando abbiamo studiato la nascita di Gesù, i pastori hanno detto: è nato il Salvatore. È nato il Salvatore, proprio così, sì. Infatti, vi ricordate che è stato che ha detto a Maria quale nome doveva essere dato a quel bambino? L'angelo Gabriele. Infatti, vi ricordate l'espressione che usò l'angelo parlando con Maria nell'annunciazione? Sì. Come gli disse? Come gli disse? Tu, Maria, avrai un figlio. Che chiamerai? Gesù Cristo. Dopo, il termine Cristo fu aggiunto dopo, che vuol dire unto del Signore, cioè consacrato. Il nome proprio del figlio di Maria, del figlio di Dio fatto uomo in Maria, era Gesù, cioè Salvatore. Poi fu aggiunto, nei tempi successivi, diciamo la dicitura Cristo, perché vuol dire unto, consacrato, cioè che doveva appunto essere il Salvatore, che era stato consacrato da Dio per poter portare la salvezza agli uomini. Quindi questo catechismo era fatto con questo metodo molto semplice, con disegni, con brevi spiegazioni, con brevissime domande e brevissime risposte da imparare a memoria.
nella parte finale c'è poi anche l'insegnamento sulla Chiesa, sul battesimo, sulla confessione, sui sacramenti, sulla Santa Messa, sul Papa che è stato messo a capo della Chiesa da Gesù, della persona dell'Apostolo, quale? Apostolo, che è stato il primo capo della Chiesa, Pietro. Gesù lo incaricò di essere il capo degli Apostoli e quindi della Chiesa. Infatti, dopo noi l'abbiamo chiamato Papa, dopo l'intento di Gesù, no? Perché vuol dire padre, anche la parola Papa vuol dire padre. Come papà? Papà, è una parola semplicissima, lo usiamo sempre, quando ci rivolgiamo al papà, no? E papa è la stessa cosa, no? Vuol dire padre, perché il Papa deve essere il padre di tutti. Di ogni uomo. Di ogni uomo, di tutti noi, di ogni uomo. Anche di ogni donna. Certo, quando si dice di ogni uomo si intende uomo e donna, no? Non lo sai che nella lingua italiana la parola uomo include sia la componente femminile come la componente maschile. Quando noi diciamo l'umanità, l'uomo, intendiamo entrambe le fisionomie, no? Sia quella maschile che quella femminile. Naturalmente. Allora, lei ci tiene a voler essere inclusa tra coloro che fanno parte della salvezza che Gesù ci ha portato. Bene, allora, vi è piaciuto fare questo concorso? Sì! Chi è che mi sa dire una cosa importante che vi ha colpito di più, che avete, di quelle che avete imparato? Sentiamo, c'è qualcuno che sa, c'è qualche cosa, sentiamo. Il battesimo. Cosa ti ha fatto capire di più? Il lavoro che tu hai fatto studiando questo catechismo di San Pio X, che è poi le stesse cose che ha insegnato il venerabile Francesco Antonio Marcucci. Io. Dimmi. Grazie a questo catechismo che abbiamo studiato questi giorni, io ho un po', grazie a queste brevi domande e brevi risposte, ho proprio capito gli argomenti che abbiamo studiato. Sì, quindi hai compreso meglio la dottrina cristiana, allora la conosci di più adesso, sì. Vero? E anche in modo più facile, più semplice, no? Perché sono cose molto immediate, molto semplici, molto brevi. E come? Sintetiche, bravo, proprio la definizione ancora più specifica, argomenti sintetici. Bene, adesso concludendo, a voi è stato facile imparare queste cose molto elementari della dottrina cattolica, della dottrina cristiana, facendo questi piccoli lavori con i disegni, con le domande e risposte, e vi ha aiutato a imparare di più in questo modo o leggendo questi libri di testo che sono molto, molto vasti, molto dispersivi? La prima? Sì, avete imparato meglio utilizzando questi testi? Sì, Perché? No, perché i libri comunque se dobbiamo continuare a leggere. Diciamo che ci stiamo un po' più di tempo, invece già con queste domande molto brevi da imparare a memoria comunque siamo riusciti a impararlo un po' meglio. Bene. Ma perché i libri possono avere parole un po' strane. Sì, molto elaborate, un po' che si disperdono in tante cose. Invece qui ci sono in poche parole tutte le cose importanti da capire, da sapere e da imparare. Quindi è stato un lavoro molto prezioso questo che avete svolto, siete stati molto bravi, vi auguro di poter vincere questo concorso. Grazie. Ma non importa che vinciate o meno, l'importante è che avete fatto uno studio, vi siete impegnati per imparare meglio la conoscenza della dottrina cristiana. Questo che deve rimanere, no? Se anche uno non vince nulla, mica ha importanza, no? La vittoria che ha valore è quella di aver imparato di più le cose che sono importanti per la vostra vita. Nel caso vostro, per la vostra fede personale, la fede cristiana. Martina, tu sei contenta anche di vincere? Sì. Vedremo. No, sono contenta di vincere, di perdere. Però il fatto di essere impegnati a fare questo lavoro è già questa la più bella vittoria. Okay. Quindi vi siete impegnati, avete fatto con molto interesse, avete partecipato ai lavori del concorso e quindi questo è già il premio migliore che potete aver ricevuto. Poi se ci sarà qualcosa in più, ben venga. D'accordo?
la nascita e il battesimo a Force. Francesco Antonio nacque a Force, un paese collinare in provincia di Ascoli, Piceno, il 27 novembre 1717, in una bella abitazione isolata dal paese tra il verde delle campagne. Era sabato, giorno dedicato alla devozione della Vergine Santa. Il padre, l'avvocato Leopoldo, apparteneva ad una nobile e religiosa famiglia scolana, mentre la madre, Giovanna Battista Gigli, di umili origini, proveniva da Iesi. La sua pedagogia. Il Marcucci vede la persona umana come opera di Dio, da lui creata a sua immagine e somiglianza, depositaria di verità, bontà e bellezza. Egli crede che l'opera educativa accompagna e favorisce la crescita delle dimensioni più autentiche dell'essere umano fino alla loro pienezza. Irrobustisce il senso della vita e produce gioia. Egli considera il lavoro educativo la più alta forma di carità. Il Marcucci non è un teorico dell'educazione, è uno che si preoccupa dell'educativo, e cioè di accompagnare la crescita della persona singola fino alla sua sapienza, perché, come dice Gesù, porti molto frutto nella situazione dove è posta. Per questo usa un linguaggio chiaro, simbolico, che riadatta continuamente al suo interlocutore. Per simulare, incoraggiare, rallegrarsi, correggere. Sceglie varie immagini per esprimere il lavoro educativo. Educare è come abbellire stelle per il firmamento. La persona umana è come una stella che viene dal cielo e al cielo è destinata a tornare. Dio ha creato il mondo. Tanto tempo fa non c'era nulla. Non c'erano il cielo, la luna, le stelle. Non c'erano la terra, le piante, gli animali. C'era solo Dio. Dio volle che tutte queste cose ci fossero e le ha create, senza adoperare niente. Tutte le cose sono state create da Dio, perciò sono tutte sue. Dio è il creatore e il Signore di tutto. Giorgio, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Dio ha creato l'uomo. Dio non ha creato soltanto le cose e gli animali. Ha creato anche l'uomo e la donna. Il primo uomo si chiamava Adamo. La prima donna si chiamava Eva. Da Adamo ed Eva siamo venuti tutti noi, uomini e donne. Leonardo, chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. Dio ha creato gli angeli. Prima di creare Adamo ed Eva, Dio aveva creato tanti angeli. Gli angeli stanno in paradiso, dove vedono, godono, amano Dio. Un angelo è sempre vicino ad ogni uomo per difenderlo dal male e guidarlo sulla via del cielo. È l'angelo custode. Matilde, chi sono gli angeli? Gli angeli sono i ministri invisibili di Dio, che anche i nostri custodi. Dio è in ogni luogo. Dio è in paradiso con gli angeli e con i santi, sulla terra, nell'aria, nelle case. Dio è in tutti i luoghi.
Egli sa tutto, vede tutto, ci vede anche quando siamo soli, al buio di notte. Non possiamo fare nulla che Dio non vede o non lo sappia. Dov'è Dio? Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. La Santissima Trinità. Dio ha detto: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Dio è uno solo, egli è sempre stato e sempre sarà. In Dio vi sono tre persone uguali e distinte che sono la Santissima Trinità. Valentina, come si chiamano le tre persone della Santissima Trinità? Le tre persone della Santissima Trinità si chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo. Il peccato di Adamo ed Eva. Dio creò Adamo ed Eva e li mise in un bel giardino, chiamato Paradiso Terrestre, dicendo loro di mangiare pure di qualunque frutto, ma di non toccare i frutti dell'albero, che era in mezzo al giardino. Il diavolo, sotto forma di serpente, li tentò e li fece risubbidire. Per castigo, Dio li privò della sua amicizia e li cacciò dal paradiso. Il peccato di Adamo ed Eva si chiama originale e si cancella con il battesimo. Serena, che peccato fu il peccato originale commesso da Adamo ed Eva? Il peccato di Adamo ed Eva fu un peccato grave di superbia e di disobbedienza. Una bella promessa. Dio maledisse il serpente che aveva tentato Adamo ed Eva e nel maledirlo fece una bella promessa. Promise che una donna gli avrebbe schiacciato il capo e avrebbe vinto il demonio. Quella donna potente era Maria Vergine, la Madonna Immacolata. La Madonna è tutta bella, tutta paura, tutta santa, senza nessun peccato, perché è la madre di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo. Maria Nives, come si chiama il figlio di Dio fatto uomo? Il figlio di Dio fatto uomo si chiama Gesù Cristo. La mamma di Gesù. Mentre la Madonna pregava nella sua casetta a Nazareth, un angelo scese dal cielo e la salutò con le parole: Ave o piena di grazia, il Signore è con te. Poi le disse che Dio l'aveva scelta per essere la mamma di Gesù. La Madonna accettò di diventare la mamma di Gesù e divenne anche la nostra mamma del cielo. Mirko, da chi nacque Gesù Cristo? Gesù Cristo nacque da Maria Semprevergine, la quale perciò si chiama ed è vera madre di Dio. La nascita di Gesù. La Madonna era andata con Giuseppe a Betlemme. Avevano cercato alloggio negli alberghi e nelle case, ma non l'avevano trovato. Faceva freddo, la Madonna era tanto stanca. Si ritirarono in una stalla. Lì a mezzanotte nacque Gesù. Ogni anno la festa di Natale ci ricorda la nascita di Gesù. Valentina, dove nacque Gesù? Gesù Cristo nacque a Betlemme in una stalla e fu posto in una mangiatoia. I pastori e i magi. Gli angeli annunciarono ai pastori che a Betlemme era nato Gesù. I pastori andarono subito a trovare e gli portarono dei regali. Andarono anche i re magi. Portarono a Gesù bambino dei ricchi doni e lo adorarono come vero figliuolo di Dio. Sofia, chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è il figlio di Dio, fatto uomo. Gesù visse fino a 30 anni a Nazareth insieme con la Madonna e San Giuseppe, pregava, ubbidiva, aiutava e
a fare i lavori, giocava con i miei amici. Gesù faceva quello che deve fare ogni fanciullo buono, in casa e fuori di casa. Camilla, dove visse Gesù Cristo? Gesù Cristo visse a Nazareth. Là egli crebbe in età, sapienza e grazia, ed era sottomesso a Maria e a Giuseppe. Gesù Maestro. Quando ebbe 30 anni, Gesù cominciò a predicare e a insegnare che cosa bisognava fare per andare in paradiso. Tutti andavano ad ascoltarlo, i bambini erano felici di stare vicino a lui. Gesù insegnò che Dio è il nostro Padre e noi siamo i suoi figli e dobbiamo volerci bene come fratelli. Giulia, che fece Gesù Cristo nella sua vita terrena? Gesù Cristo nella sua vita terrena ci insegnò con l'esempio e con la parola a vivere secondo Dio. I miracoli di Gesù. Gesù voleva bene a tutti, faceva del bene a tutti, ai ricchi e ai poveri. Gli portarono ciechi, sordi, muti, zoppi, malati e Gesù li guariva. Risuscitava anche i morti. Un giorno risuscitò il figlio di una povera vedova mentre lo portavano a seppellire. Gesù faceva i miracoli perché è Dio. Solo Dio può fare i miracoli. Federico, come dimostrò Gesù Cristo di essere Dio? Gesù Cristo dimostrò di essere vero Dio con i miracoli. Gesù morì sulla croce. I buoni ascoltavano di Gesù e gli volevano bene. I cattivi invece lo odiavano e lo fecero tanto soffrire. Lo insultarono, lo percorsero, lo incoronarono di spine, finché riuscirono a farlo condannare a morte. Gesù soffrì tutto per noi e morì inchiodato sulla croce, perché noi potessimo andare in paradiso. Edoardo, che cosa fece Gesù Cristo per salvarci? Gesù Cristo per salvarci soddisfece per i nostri peccati patendo e sacrificando se stesso sulla croce. Gesù risuscitò da morte. Gesù fu deposto dalla croce e fu messo nel sepolcro. Stette sepolto solo 3 giorni, poi risuscitò glorioso e trionfante. Alcune donne andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto. Un angelo disse loro che Gesù era risorto. Ogni anno la Pasqua ci ricorda la resurrezione di Gesù. Serena, cosa avvenne di Gesù Cristo dopo la sua morte? Dopo la morte di Gesù Cristo discese con l'anima agli inferi, poi risuscitò ripigliando il suo corpo che era stato sepolto. A Pasqua tutti i cristiani devono confessare e fare la comunione. Domanda a Gesù la grazia che tutti facciano una buona comunione pasquale. Gesù salì al cielo. Dopo la risurrezione, Gesù rimase in terra 40 giorni. La Madonna e gli apostoli lo videro e stettero con lui. Un giorno, mentre parlava con loro, si sollevò da terra, salì verso il cielo e nessuno lo vide più. Gesù era andato in paradiso. Quando saremo in paradiso, vedremo Gesù e staremo sempre con lui. E Martina, che fece Gesù Cristo dopo la sua risurrezione? Gesù Cristo, dopo la sua risurrezione, rimase in terra 40 giorni e poi salì al cielo, dove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. I comandamenti. Dio ha dato delle leggi agli uomini e vuole che gli
che gli uomini li osservino. Le leggi di Dio sono i 10 comandamenti. Dio aveva dato i comandamenti a Mosè sul monte Sinai, tanti anni prima che nascesse Gesù. Quando Gesù venne, ci insegnò a osservare i comandamenti per amore. Martina, quali sono i 10 comandamenti? Io sono il Signore di tuo. Non avrai altro Dio fuori che me. Non nominare il nome di Dio in vano. Ricordati di santificare le feste. Onora il padre e la madre. Non ammazzare, non commettere atti impuri. Non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri. Il paradiso, noi non staremo sempre su questa terra. Siamo creati per andare in paradiso. Paradiso, il premio che Dio ha preparato per coloro che lo conoscono, lo servono e lo amano. In paradiso si deve e si gode Dio, non si soffre nessuno male e si godono tutti i beni per sempre. Mattia, per qual fine Dio ci ha creati? Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servire in questa vita e per goderlo poi nell'altra in paradiso. L'inferno. Chi non osserva i comandamenti di Dio commette peccato. Chi commette il peccato e muore senza domandare perdono va all'inferno. L'inferno è un castigo terribile, è una prigione dove ci sono i diavoli, c'è il fuoco e si soffrono tutti i mali. Dall'inferno non si esce mai più. Jason, i cattivi che non ascoltano Dio e non si pentono prima di morire, dove vanno? I cattivi che non servono Dio e muoiono in peccato mortale meritano l'inferno. Impara la preghiera che la Madonna insegnò ai tre pastorelli di Fatima. Recitala per te e per i tuoi cari. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dall'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il peccato. I peccati non sono tutti uguali. Ci sono dei peccati grossi che si chiamano mortali e dei peccati piccoli che si chiamano veniali. Tutti i peccati, anche più piccoli, offendono Gesù, ma i peccati mortali uccidono l'anima, scacciano Gesù e fanno posto al diavolo. Diego, cos'è il peccato? Il peccato è un'offesa fatta a Dio, disubbidendo alla sua legge. La grazia ai sacramenti. Dio è infinitamente buono e ci fa tanti doni. Il dono di Dio più bello e più grande di tutti è la grazia. Essere in grazia vuol dire avere Dio nel proprio cuore, essere fratelli di Gesù e i suoi amici carissimi. Gesù ci ha meritata la grazia con la sua passione e morte e ce la dà per mezzo dei 7 sacramenti. Martina, quali sono i 7 sacramenti? Battesimo, la cresima, eucaristia, confezione e unzione degli infermi, ordine e matrimonio. Il battesimo. Il primo sacramento è il battesimo.
Il battesimo dà la grazia santificante che cancella il peccato originale, rende figli di Dio, fratelli di Gesù, e fa diventare cristiani. Ogni battezzato è un cristiano. Tommaso, che cos'è il battesimo? Il battesimo è il sacramento che ci fa cristiani, cioè seguaci di Gesù Cristo, figli di Dio e membri della Chiesa. La cresima. Il sacramento della cresima si chiama anche confermazione, perché conferma e rafforza il proposito di vivere da buoni cristiani. Con il battesimo si diventa figli di Dio, con la cresima soldati di Gesù Cristo, e si riceve, come nel battesimo, un carattere che non si cancellerà mai. Giorgio, che cos'è la cresima? La cresima o confermazione è il sacramento che ci fa perfetti cristiani, soldati di Gesù Cristo, e ce ne imprime il carattere. La confessione. La confessione è il sacramento del perdono. Il sacerdote nel confessionale tiene il posto di Gesù e perdona i peccati. In nome è di Gesù. Gesù è tanto buono con noi, è sempre pronto a perdonarci come il padre perdona il proprio figliolo che pentito gli chiede perdono. Arianna, che cos'è la confessione? La confessione è il sacramento istituito da Gesù Cristo per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo. La buona confessione. Per fare una buona confessione bisogna pentirsi dei peccati, poi dirli con sincerità al confessore e promettere di non commetterli più. Dio ci perdona i peccati soltanto se siamo pentiti di averli commessi e se li confessiamo con vero dolore. Mirko, quanti e quali cose si richiedono per fare una buona confessione? Per fare una buona confessione si richiedono 5 cose: l'esame di coscienza, il dolore dei peccati, il proponimento di non commetterli, di non commetterne più, l'accusa dei peccati, la penitenza. Gesù è con noi. Il giorno dell'ascensione Gesù salì al cielo, ma non ci lasciò soli e abbandonati sulla terra. Gesù è rimasto in mezzo a noi. Noi non lo vediamo, ma è nell'ostia santa. C'è proprio Gesù vivo e vero, come in cielo e come in acqua in terra da Maria Vergine. Serena, che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è il sacramento che sotto l'apparenza del pane e del vino contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, per nutrimento delle anime. La comunione. Quando facciamo la comunione, Gesù viene dentro di noi. Che onore! Nemmeno gli angeli hanno questo onore, perché essi vedono e godono Gesù, ma non possono fare la comunione. Bisogna prepararsi bene a ricevere Gesù. Gesù va volentieri nel cuore dei bambini innocenti. Valentina, a quali condizioni si devono fare la comunione? Per fare una buona comunione sono necessarie 3 cose. Essere in grazia di Dio, sapere e pensare chi si va a ricevere, osservare il digiuno eucaristico. La Santa Messa. Il sacerdote nella Messa fa quello che fece Gesù nell'ultima cena, prima di essere condannato a morte. Gesù, nell'ultima cena, cambiò il pane nel suo corpo e il vino nel suo sangue. Nella Messa, il sacerdote cambia il pane nel corpo e il vino nel sangue di Gesù. Mirko, siamo obbligati ad ascoltare la Santa Messa? Siamo obbligati ad ascoltare la Santa Messa, la Domenica e le altre feste comandate. La Chiesa. Si chiama chiesa il luogo dove vai a sentire la messa e a pregare. Ma quella è una chiesa fatta di mattoni e pietre.
La vera Chiesa è la famiglia di tutti i cristiani. I cristiani sono tanti. Ce ne sono in tutto il mondo e formano tutti insieme la Chiesa fondata da Gesù Cristo. Maria Nives, da chi fu fondata la Chiesa? La Chiesa fu fondata da Gesù Cristo. Il Papa. Gesù aveva messo a capo della Chiesa San Pietro. San Pietro fu il primo Papa. Il Papa governa tutta la Chiesa e abita a Roma. I vescovi e i sacerdoti aiutano il Papa. Bisogna ascoltare e obbedire il Papa, come si ascolta e si obbedisce Gesù. Il Papa rappresenta Gesù. Valentina, chi è il Papa? Il Papa è il capo visibile di tutta la Chiesa, successore di San Pietro e vicario di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Giulia, quali preghiere si usavano al tempo del venerabile Francesco Antonio Marcucci e che anche oggi si usano nella Chiesa da parte dei cristiani e da parte dei bambini come voi, bambini e bambine? Come si incominciavano le preghiere? In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ecco, e poi iniziando la preghiera con questo segno della croce, e si incominciano a dire determinate preghiere o per il mattino o per la sera o durante la giornata. Maria Nives, la dottrina cristiana cosa insegna riguardo della preghiera che ogni cristiano dovrebbe recitare? Come si recitano le preghiere del cristiano? All'inizio si incomincia sempre con il segno della croce. Lo sai fare il segno della croce? Me lo fai vedere? Del Figlio, dello Spirito. Brava. E quali preghiere si recitano, per esempio, al mattino, quando ti alzi? Ti adoro. La sai dire? Sì. Sammi. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni. Ti offro le azioni della giornata, fai che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con i sentimi cari. E alla sera, invece, sai la preghiera che si recita la sera? La sai a memoria? Sì. Avanti, sentiamo. E allora, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso. E se qualche bene è compiuto, accettalo. Costruiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La grazia sia sempre con me e tu sei in carica. Brava.
E le reciti tutti i giorni tu queste preghiere? Al mattino se lo fanno già tempo, perché alla sera però sempre. Ma anche al mattino anche basta un minuto, no, per recitare queste preghiere, che aiutano a iniziare bene la giornata. Una preghiera che ha insegnato Gesù che è importantissima. Sentiamo questa preghiera particolare che tutti conosciamo bene, che fu Gesù stesso ad insegnarla. Prova un po' a leggerla. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E insieme al Padre nostro, qual è che si dicono come preghiere più belle e più importanti da parte di ogni cristiano? Ave Maria. Dopo il Padre nostro c'è l'Ave Maria, no? Ecco, leggila pure. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E poi si glorifica la Santissima Trinità dicendo il Gloria al Padre. Sì, leggi pure. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. E poi c'è una preghiera importante da recitare magari spesso durante la giornata, perché noi abbiamo sempre un amico che ci sta vicino, è l'angelo custode, di cui spesso ci dimentichiamo. Invece c'è proprio una preghiera specifica che ci aiuta a ricordare questo amico che tutti i giorni ci protegge ed è l'angelo custode di ciascuno di noi. Ecco, sì. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Con el fuego.
Questa è la classe terza A Leonardo da Vinci di Castelferetti, provincia di Ancona. Giorgio. Federico. Martina. Martina. Filippo. Leonardo. Mirko. Jason. Diego. Edoardo. Mattia. Marianna. Sofia. Arianna. Serena. Valentina. Sofia. Giulia. Giulia. Camilla. Matilde. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite. Saluto alla Madonnina. Ave Maria. Piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo di Dio. E se muore con la grazia di Dio, dove tutti vogliamo andare, vero? Sì! Tutti volete venire in paradiso! Bravi! Lascia che l'uomo torni alla sua casa, lascia che la gente accumuli la sua fortuna, ma tu vieni e seguimi. Trovi l'affetto
chi segue il cuore. Lascia che dall'albero cadano frutti.